Bene, ultima, diciamo, parte della giornata, diciamo con un approccio operativo, indicazioni per fare open access e nell'ultima parte parleremo di, diciamo, indicazioni per fare open science in cui chiederò forse il supporto di Jordan. Allora, indicazioni per fare open access, queste slide sono proprio tratte espressamente dal libro. E le prime, questa qua ad esempio è tratta dall'introduzione fatta curata da Elena Giglia con i miti da sfatare, perché se non sgombriamo il campo da una serie di leggende metropolitane che circolano sull'open access, come dire, già partiamo col piede sbagliato e rischiamo di rimanere imbottigliati appunto in false credenze. E quindi questi sono i principali. Chi fa open access in modo corretto non viola il copyright. Per essere sicuri di agire correttamente basta controllare le politiche di copyright degli editori sulla banca dati SherpaRomeo, con ovviamente l'accortezza e la nota che abbiamo già detto prima, nel senso che ovviamente è una banca dati che non si pone come, cioè non è il padre eterno, è curata comunque da esseri umani che possono sbagliare, possono avere un'opinione diversa, capire, leggere una cosa, non avere un contenuto che non è aggiornato, però effettivamente è già un riferimento molto utile. Il fatto del open access come violazione del copyright ogni tanto la sento, no? Cioè, come dire, si pensa che fare open access sia sbattere online qualcosa fregandosene del copyright, ve l'ho messo in modo molto, molto, in parole molto, molto povere, forse troppo, ed è veramente svilente di quello che è l'open access, che invece ha dei valori completamente diversi. A volte sono, come abbiamo già detto prima, gli stessi autori che cadono in questo, come dire, errore, e si fanno l'autogol di, appunto, da un lato firmare un contratto d'esclusiva con una casa editrice, e poi essere loro stessi a violare questa esclusiva, questo contratto, mettendo questo contenuto in una piattaforma online che ad esempio viola appunto questa esclusiva perché la casa editrice originale non gradisce che venga distribuita una copia digitale del paper o della monografia o di un report. Quindi teniamo gli aspetti separati, cioè fare open access, se viene fatto correttamente, come vi ho spiegato in queste ormai 5 ore che siamo insieme, non ha nulla a che fare con la violazione del copyright. Anzi, a volte è semplicemente una sua massima espressione del copyright. Perché? Perché il diritto d'autore diventa il diritto dell'autore, in cui l'autore ritorna colui che ha le redini effettivamente della gestione dei diritti sulla sua opera. Certo, se invece, come abbiamo già raccontato più volte oggi, in realtà l'autore è il primo a non conoscere le dinamiche di diritto d'autore, non conoscere quali sono i suoi diritti, quali sono i diritti che ha ceduto alla casa editrice, è ovvio che poi si creano dei loop, dei controsensi che ci portano a situazioni poco, poco gradevoli, per cui poi a volte a essere, come dire, colpiti indirettamente sono gli utenti che poi si vedono un contenuto che da una parte è una licenza, dall'altra ha un copyright con esclusiva e quindi si crea confusione agli occhi degli utenti. Oppure su chi, come voi, è l'intermediario che deve gestire la pubblicazione di un contenuto e i rapporti con l'autore che non sa bene cosa ha firmato e viene da voi a chiedere un chiarimento e un'indicazione. Quindi effettivamente una maggiore consapevolezza sul diritto d'autore, su questa dinamica da parte degli autori per primi aiuterebbe. Comunque, questa è già una prima raccomandazione. Non tutti gli editori open access fanno pagare per pubblicare, anche questa è una, come dire, credenza per cui ah no, ma se, non mi posso permettere di fare open access perché mi costa troppo. Non è vero, non è sempre vero. Purtroppo, come qualcuno di voi ha già detto, un po' questa sta diventando la prassi perché alcuni editori hanno odorato il business e quindi sfruttano la leva dell'open access per farsi pagare, per scaricare sugli autori o sull'ente di ricerca che è interessato alla pubblicazione il rischio imprenditoriale che invece dovrebbe essere di una casa editrice. Questo è 4.700 euro per pubblicare un articolo. Ah, addirittura un articolo, neanche una monografia. 3.700 più IVA. 3.700 più IVA, sì, 4.400.
Sì, cioè, allora, l'editore che fa questo tipo di attività è, come dire, allora, l'editore in quanto imprenditore, no, se voi andate a leggere la definizione di imprenditore che si trova nei manuali di economia o di diritto commerciale, no? L'imprenditore è colui che si deve assumere il rischio imprenditoriale. E in realtà in questo caso l'editore se lo sta togliendo tutto, anzi lo scarica completamente su, appunto, l'autore o l'ente di ricerca per cui l'autore lavora o comunque l'ente di ricerca che è interessato alla pubblicazione. E quindi mi verrebbe da dire, perché ti fai chiamare editore e non ti fai chiamare tipografia? Cioè, provocatoriamente, perché alla fine se ti fai pagare, a volte addirittura non fanno neanche un vero lavoro di editing, perché ti danno il file, devi anche impaginartelo quasi completamente, loro fanno semplicemente un lavoro di controllo finale. Di grafica quasi nulla, perché in alcuni casi appunto viene fornita anche l'immagine di copertina, e quindi vorrei veramente capire con quale coraggio si fanno definire casa editrice, però questo c'è sempre stato in realtà, non vi scandalizzate, perché io fin da ragazzino che ho velleità, diciamo, creativa, ho partecipato magari a dei concorsi ad esempio letterari di poesia, c'è sempre stato questo fenomeno delle case editrici che on demand, case editrici che si fanno pagare per delle pubblicazioni che ovviamente non hanno nessun tipo di mercato e che quindi vanno a finire solo negli scaffali degli autori, no? Cioè, il classico concorso di poesia locale dove ovviamente vengono stampate 150-200 copie, ma di libri che si comprano il papà, lo zio, il cugino del ragazzino che ha partecipato al concorso di poesia. Quindi, come dire, anche lì non ne faccio una questione etica particolare. Ognuno fa business come riesce, come ritiene di fare. Il problema è quando non è chiara questa posizione. Perché? Perché a volte queste case editrici, come dire, nel contratto di edizione non sono molto chiare su quello che si stanno prendendo rispetto a quello che ti stanno dando in cambio. Cioè si prendono tutti i diritti e in cambio ti danno molto poco perché hai diritto ad avere un ristretto numero di copie cartacee, ovviamente. E non hai nessun tipo ad esempio, di servizio di promozione, di distribuzione, che nell'editoria è a volte ciò che fa la differenza, no? Quindi quando sento queste cifre molto alte, perché credo che siano personaggi, nomi che hanno anche una rete di vendita, una rete di contatti tale per cui vi promettono che inseriranno poi il paper o la monografia in banche dati importanti in modo tale che abbia visibilità. Quindi in quel caso state pagando non tanto dei servizi editoriali in senso proprio, ma più di promozione e di distribuzione. Stai pagando, ecco, questo è ancora peggio, stai pagando l'impact factor, ok? No, no, ma guarda, se hai letto il capitolo di Elena, è esattamente questo. L'altro giorno ero a Padova, è uguale. IZETA, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie a Padova, uguale, c'è stata una presentazione di Stefano Guarisa che faceva vedere appunto la bibliometria. Lui l'ha impostata in un'ottica molto classica, però insomma è sotto gli occhi di tutti come ormai la bibliometria sia pilotata o comunque impostata per portare un vantaggio chiaro a dei soggetti commerciali e non ai soggetti che hanno interesse invece scientifico. Nella big web poi si basano su fonti che sono commerciali, perché se poi vanno a Eh sì. valutare i docenti basandosi sulla bibliometria ricavata da prodotti commerciali come Scopus, senza far nome, Eh sì, questo è un problema. editore e servire senza far Questo nome. è. No, no, fateli pure i nomi, però capisco. Però, nel senso, se mai cerchiamo di forzare, cioè, già fare queste iniziative è un modo per, no, per forzare un po' questo sistema e per far vedere che esiste un'alternativa. Per questo mi sono piaciute le slide del professor Benedetti stamattina, perché in 5-6 slide ha fatto vedere le inefficienze e che sono abbastanza comprensibili anche a chi non è del settore, e l'esigenza ormai palese di cercare un'alternativa, no? L'alternativa la stiamo trovando con molta fatica, perché comunque il mercato si è irrigidito e quindi scalzare certe posizioni dominanti è difficilissimo, però secondo me pian piano ce la facciamo. È una lotta, anche il discorso degli altmetrics, che è argomento dell'altro capitolo, quello curato da Valeria Scotti, è interessante perché fa capire come, se consideriamo l'impatto che può avere, l'impatto scientifico che può avere un'opera scientifica, un'opera di ricerca, calcolandolo invece
guardando internet con un'ottica a 360 gradi, quindi anche ad esempio le citazioni sui social, anche attraverso le altre piattaforme, vediamo che già cambia, che quindi già la faccia di questi indicatori diventa diversa. Vediamo come va, però già il fatto che ci sono iniziative come quella di oggi mi fa ben sperare. Ecco, poi se ci fosse stata gente anche del mondo più scientifico nel senso classico del termine, beh, sarebbe stato meglio, però direi che non possiamo lamentarci. Allora, non tutti gli editori open access sono predatori, come si dice, la maggior parte sono innovativi e assolutamente trasparenti, quindi anche lì è ovvio che i furbi si nascondono ovunque, quindi però associare open access a editori che necessariamente si fanno pagare, necessariamente sfruttano il termine open access per far passare un messaggio distorto e addirittura truffaldino, perché nel caso di alcuni editori si è scoperto, cioè, non è il caso di appunto associare, perché non è proprio così, l'open access non porta necessariamente questo come effetto collaterale. Purtroppo sì, cioè, purtroppo ci sono stati casi in cui editori che hanno cavalcato, come dire, sono saliti sul carro dell'open access e poi in realtà avevano tutt'altri scopi, tra cui addirittura alcune che palesemente avevano dei comitati editoriali di persone inesistenti oppure di persone esistenti che non sapevano minimamente di essere professori di alta fama, che erano finiti in comitati editoriali senza esserne al corrente, che è grave perché quello è a tutti gli effetti un reato, perché è un falso. Quindi anche lì, per una piccola percentuale di truffatori non si può associare l'open access a una pratica scorretta. La peer review non è una peer review di serie B, anzi è più trasparente, è spesso una open peer review, quindi l'openness da un punto di vista giuridico si porta dietro più facilmente un openness anche da un punto di vista scientifico, e il discorso che abbiamo fatto stamattina lo dimostra, cioè il fatto che l'Open Science Data abbia come principale obiettivo quello di mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie per verificare la solidità di una teoria scientifica, di un risultato scientifico, e quindi lo stesso discorso vale per anche le ottiche con cui vengono valutate le ricerche prima di essere pubblicate. Se poi usiamo lo stesso concetto sull'impact factor, come è appena stato detto, stesso discorso. Questo ovviamente Elena ci tiene sempre spesso, sempre molto a sottolinearlo, il fatto che, come abbiamo già detto, piattaforme come ResearchGate.net o Accademia.edu non sono veri luoghi in cui si fa open access. Poi sono delle cose, sono degli strumenti molto, molto potenti e molto utili, questo non c'è dubbio, io ci sono anche su uno di questi. Però confonderlo con un repository open access vuol dire non aver capito bene che cos'è un repository open access. Ok, questi sono piattaforme social che hanno anche tutta una funzione di archiviazione e pubblicazione di contenuti, ma che non rispettano i requisiti dell'open access che abbiamo visto prima. Forse possono rispettare il primo, neanche, perché se noi andiamo a leggere i termini d'uso di ResearchGate o Accademia.edu, vediamo che in realtà il copyright non viene gestito in un'ottica sempre open, ok? E poi comunque, nella maggior parte dei casi, è quello che è successo appunto nella lite, nella lettera di diffida che è stata mandata dall'associazione degli editori scientifici contro ResearchGate, il problema è che spesso sono gli stessi autori a caricare su questa piattaforma dei contenuti che non potrebbero caricare. Sempre per il problema di prima della bassa consapevolezza sul tema o perché ritengono di poterlo fare magari per errore. E quindi in realtà noi su queste piattaforme abbiamo un sacco di contenuto che è sicuramente interessante e utile, ma che probabilmente lì non potrebbe nemmeno esserci. E quindi potrebbe scomparire da un momento all'altro. Quindi tutto tranne che open access questa roba. Ok? E poi ovviamente, cioè appunto, sono soggetti che non hanno una mission istituzionale di fare open access, ma hanno una mission istituzionale di fare utile alla fine dell'anno. E su questo, ripeto, cioè, non c'è nessun tipo di giudizio morale. Sono delle società commerciali, hanno degli azionisti e devono rendere conto ai loro azionisti alla fine dell'anno. Punto. Basta saperlo. Sono delle piattaforme utili. Io uso ad esempio, no, Slideshare. Slideshare è una piattaforma per fare open access? Boh, dopo ne parliamo meglio alla fine dell'esame, però a seconda dei casi, nel senso che se tu imposti il tuo account Slideshare in modo tale che ogni volta che carichi una slide vada sotto licenza CC BY, è open access perché effettivamente uno può scaricare le slide, però
Non so quanto slash share, fino a quando esisterà slash share e fino a quando sarà così. Magari a un certo punto slash share decide che è più profittevole tenere sotto chiave le slide più interessanti e a un certo punto ti manda un'email con scritto: guarda, abbiamo deciso che da domani per vedere le tue slide la gente dovrà sottoscrivere l'account premium che costa 1 euro al mese, che magari è una sciocchezza, però già siamo fuori dal concetto di open access perché c'è comunque da pagare una fee d'ingresso, no? Quindi, come vedete, la risposta è dipende, nel senso io uso slash share per diffondere le mie slide, le mie slide forse non sono neanche questa grande risorsa di scienza, perché io sono un divulgatore e non è quindi questo grave problema, però a seconda di come utilizzo il mezzo, posso o non posso fare open access. Però ho ben presente che slash share non è la piattaforma per la scienza, è una piattaforma commerciale fatta da un soggetto che poi, tra l'altro, adesso è stata acquisita da LinkedIn, che ha interesse a fare business su. Sì. Va bene, mi sembra che questi miti siano arrivati e ci abbiano, come dire, siano stati già utili a portarci sulla retta via, no? Cioè sulla corretta comprensione del fenomeno. Questa slide invece è mia, è, diciamo, più o meno il riassunto di buona parte del mio capitolo all'interno del libro, e sono questi 6 punti, ovvero consigli che io mi sento di dare per fare open access correttamente. Il primo, come dire, è il leitmotiv di tutta la giornata di oggi, cioè prendere quella minima confidenza con gli aspetti giuridici. Cioè, io capisco che un ricercatore, cioè, prima ho chiesto che cosa insegna il professor Benedetti, è un chimico, mi hanno detto, no? Caspita, averne di chimici che hanno questa comprensione anche delle questioni appunto biblioteconomiche e giuridiche, no? Eppure è un chimico, cioè, eppure la sua forma mentis è quella di un chimico, ciò nonostante ha preso quella minima confidenza con aspetti anche giuridici o anche appunto di gestione delle informazioni, gestione informatica. Se l'ha fatto lui, vuol dire che anche altri scienziati potrebbero fare la stessa cosa. È che, come abbiamo già visto, come abbiamo già detto anche a pranzo, fuori sede, a volte c'è una sorta di rifiuto a priori, no? Di idiosincrasia per cui, ah no, ma io mi occupo di rischio sismico, non posso anche interessarmi di licenze. Ahimè, invece dovresti, perché se comunque nella tua parte del tuo lavoro è anche l'attività di pubblicazione, e lo è, perché vieni valutato proprio sulla tua anche attività di pubblicazione, di divulgazione dei tuoi risultati, non puoi disinteressarti a priori di questo aspetto e non venire a tutte le iniziative di formazione che vengono fatte e poi pensare che ci sia qualcun altro che poi risolve il problema, perché sennò inneschiamo quel cortocircuito che abbiamo visto prima, per cui quando si pone il problema è troppo tardi per risolverlo. Ok, quindi assolutamente credo che sia un prerequisito prendere quella minima confidenza. Quando dico minima confidenza, vi assicuro che io intendo anche semplicemente leggere la voce di Wikipedia sul diritto d'autore. Non dico di studiarsi il manuale di 150 pagine. Mi basta che uno si prenda quei 5 minuti del sabato pomeriggio, invece di guardare la televisione, per leggersi la voce di diritto d'autore o la voce open access, no? 10 minuti e 20 minuti totali. Eppure non fanno neanche quello. Quindi, oppure guardarsi le slide, i video che abbiamo realizzato. Quello sarebbe quella minima confidenza. Poi ci sono quelli particolarmente bravi come voi che vengono anche a dedicare un venerdì alla formazione. Rispettare il pubblico dominio. Ecco, io su questo sono abbastanza ossessivo. Io sono abbastanza stufo di vedere situazioni in cui vengono inventati dei diritti che non esistono. Già prima vi ho fatto l'esempio di Anna Frank, in realtà lì non era stato inventato un diritto, lì è stata portata a prova del fatto che effettivamente l'opera che noi conosciamo come diario di Anna Frank era stata poi frutto di un'elaborazione. Quindi, però, quante volte ci sono stati casi in cui l'esempio che vi dicevo prima, ci si è inventato un diritto e poi si è verificato che non esistesse. Il caso che vi dicevo della canzoncina Happy Birthday, solamente 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, c'è stata una sentenza di una corte americana che ha dichiarato in pubblico dominio quest'opera che risale agli anni 20. Perché? Perché fino a quel momento, attraverso uno strano gioco di cessione di diritti, c'era una casa discografica che sosteneva di avere un copyright.
di aver avuto la cessione di questo copyright. Ma non ne forniva veramente una prova concreta, mandava solamente lettere di diffida qua e là, per cui molta gente, pur di non avere scocciature legali, diceva si asteneva da utilizzare questa. Ecco, questo è quanto di peggio si possa vedere nel diritto d'autore. Cioè, proprio il copyright trolling, come lo potrei chiamare. Cioè Però è quello che fa anche la CIA molto no, spesso. esatto, io ho fatto un esempio internazionale perché, cioè, Ma il perché non pretendere diritti che non esistono, no, ma perché faccio non altri esempi più semplici. Vabbè, uscendo dall'ambito scientifico, no? Però, ecco, no, ecco, questo è un esempio interessante. La tutela dei beni culturali. No, nel codice dei beni culturali ci sono l'articolo 107 e 108 che, come dire, concedono agli enti che hanno in custodia alcuni beni culturali di consentire la riproduzione di questi beni solo dietro versamento di una fee, di un pagamento. Questo fa sì che però anche beni che sono del 1500, del 1600, non sappiamo mai se sono veramente in pubblico dominio perché non sono mai riproducibili liberamente, perché può essere che ci sia un vincolo di beni culturali, quindi dal punto di vista del diritto d'autore sono scadute, o probabilmente non erano mai cadute nel diritto d'autore perché nel 1500 non c'era neanche il diritto d'autore, però in quanto bene culturale non le possiamo riprodurre liberamente perché ci potrebbe essere un problema di un altro tipo di tutela. Oppure, un altro caso, vabbè, vi faccio un esempio. Questo inverno a Torino c'era stata una mostra, io non lo sapevo, a Torino hanno, non so che archivio, ha gli originali degli spartiti di Vivaldi, cioè proprio quelli fatti da lui a mano. Che ovviamente hanno un valore inestimabile, interessantissimi, perché ci sono anche tutti gli appunti, le correzioni, quindi veramente hanno fatto una mostra per esporre queste cose. Ovviamente c'era un divieto, un ferreo divieto di scattare fotografie. Il mio dubbio è perché? Cioè, sulla base di quale diritto io non posso fare, quale diritto vado a violare se faccio la foto a uno spartito di Vivaldi, ad esempio, che sono spartiti prima metà del 1700. Allora, erano in una teca di vetro, chiusi, basta dire di togliere il flash, non vedo perché io non potrei riprodurli, sì, esatto, gli affreschi delle chiese. E anche lì, esatto, perché? Perché se no crolla il business di tutti i libri ok, allora diciamolo. Allora diciamo che il pubblico dominio in realtà c'è solo quando ci fa comodo. Però ecco di metodi per ovviare la caduta in pubblico dominio ce ne sono una marea e a volte sono veramente troppi. Altro esempio nell'ambito musicale, no? Quante volte vi siete mai chiesti se abbiamo veramente così bisogno dell'ennesimo remaster dei Pink Floyd o remaster dei Beatles? Cioè, cazzo, avete fatto un remaster 5 anni fa, quanto vuoi rimasterizzarla sta roba? Secondo voi perché lo fanno? Com'è? Eh sì, perché col remaster riparte, visto che gli altri diritti non possono farli più partire perché John Lennon è morto, le canzoni sono state scritte negli anni 60, quindi a un certo punto il diritto d'autore scadrà e il diritto connesso degli interpreti anche. Invece il diritto del produttore riparte ogni volta che c'è una masterizzazione. Quindi tu in quel modo ridai una vita, come dici tu, no? Allunghi la vita ad un prodotto che prima o poi scadrà. Ma l'ultima che ho sentito, questa è veramente comica, sono riusciti a dichiarare Yoko Ono coautrice di Imagine. Frustatemi per favore. È ovvio che è ancora viva, ovvio che è ancora viva, no? Perché dichiarare coautrice uno che era già morto non allungavi tanto. Invece così, visto che, sai, John Lennon è morto nell'80, quindi Imagine sarebbe caduta in pubblico dominio il 1 gennaio del 2051. Adesso invece non lo sappiamo quando cadrà in pubblico dominio, perché dobbiamo aspettare che crepi Yoko e si calcolano i 70 anni dalla morte di Yoko Ono. Quindi questa canzone qua praticamente avrà un copyright di 150, 140 anni circa, 120 anni. Dico, ce n'era veramente così bisogno? Magari no, però se tu sei la casa discografica magari sì. Però
No, questi sono esempi che vi ho buttato lì per dirvi come questo pubblico dominio, ne parliamo tanto, ma rimane solamente un'ipotesi teorica, perché se ogni volta c'è un pretesto buono per allungare la vita, allora diciamo che il copyright è eterno e ci siamo tolti questo pensiero. Perché questo è esattamente il risultato che vogliono ottenere. Cioè, 70 anni non bastano. Dico, caspita. Dalla morte, esatto, vuol dire che se uno come John ha scritto, cioè sulle canzoni che ha scritto a 20 anni, lui e la sua famiglia hanno lucrato per non 70 anni, ma 100, ok? 90. Quindi, caspita ragazzi, però è così, perché alla fine riusciremo a crearlo il copyright eterno. In realtà l'hanno già creato, perché se voi pensate il diritto sui generis, quello sulle banche dati di cui vi ho parlato brevemente stamattina, è un diritto che non scatta né dalla creazione dell'opera, né dalla morte di qualcuno, ma il diritto riparte ogni volta che si fa un aggiornamento sostanziale alla banca dati. Eccolo che abbiamo creato, perché nel momento in cui la banca dati viene fruita online, cioè viene messa su un sito, io ogni anno sposto il copyright avanti di un anno e dico l'ho aggiornata, e quindi 2015, 2016, 2017, e quindi questa banca dati qua non cadrà mai in pubblico dominio. Perché anche se il diritto sui generis dura 15 anni, ma questi 15 anni qua non arrivano mai, perché io la sto continuando a spostare in avanti. L'unico modo che ho è essermi scaricato tutta la banca dati alla data del 2001, non so, 2002, 2001, oggi siamo 2017, sì, 2002, allora passati 15 anni, ecco che ho, però è quella versione là, quella originaria che è caduta in pubblico dominio. Però essendo delle banche dati che vengono continuamente, cioè che vengono messe a disposizione online, io non so bene qual è la massa di dati originali rispetto a quella aggiornata. E quindi in realtà, ecco, cioè abbiamo trovato il modo di creare il copyright eterno attraverso il diritto sui generis. Ovviamente funziona solo sulle banche dati, però intanto, ecco. Sì, esatto. Aggiungiamo poi che i legislatori continuano, dietro pressione ovviamente dei gruppi editoriali e delle case discografiche, a spostare in avanti, ad allungare la durata da 70 a 90. Negli Stati Uniti hanno già fatto 95, quindi esatto, brava, perché allunghiamo l'età pensionabile, allunghiamo anche il copyright, giustamente. Vabbè, scusate, questo mi sono lasciato un po' infervorare, però questa cosa del pubblico dominio mi tocca, perché cioè il copyright nasce come esclusiva temporanea, se voi andate a leggere l'atto della Regina Anna d'Inghilterra del 1709-710, quindi 3 secoli fa. Si parla di una tutela limitata nel tempo, in modo tale che tu abbia come autore l'incentivo a fare creazioni nuove, però a un certo punto ci hai guadagnato, basta, diventa patrimonio dell'umanità. Perché l'obiettivo del copyright è quello di incentivare la creazione, incentivare la conoscenza. Se lo portiamo a questo tipo di eccesso, diventa semplicemente una forma di privativa, punto, per dare dei diritti ai soggetti che fanno attività industriale su quei prodotti. Quindi da quel lato forse viva i brevetti, perché almeno i brevetti sappiamo che durano 20 anni e a un certo punto scadono. Stop. Per 20 anni sono una tutela molto forte, però a un certo punto sappiamo che la data è certa, perché vai a prendere la data di deposito presso l'ufficio brevetti, calcoli i tuoi 20 anni e a un certo punto è pubblico dominio, tant'è che adesso i farmaci, l'avete visto, quest'anno sono usciti un sacco di farmaci dalla tutela. Però vabbè, siamo su un altro piano. Sul diritto d'autore, a me sinceramente sta cosa qua, che il diritto d'autore sia, diciamo, formalmente duri un certo lasso di tempo, ma di fatto sia eterno, sta un po' scocciando. Se poi aggiungiamo addirittura una sorta di copyright su dei beni che sono del 1500, perché abbiamo trovato l'escamotage dei beni culturali, allora vabbè, diciamolo, che tutto è sotto, tutto è tutelato, e dobbiamo sempre chiedere il permesso per tutto. Vabbè, il punto 3 e il punto 4 sono, diciamo, rovesci della stessa medaglia, cioè attenti a ciò che si firma e attenti a ciò che si accetta tacitamente e consapevolmente, ovvero, l'abbiamo già detto sia stamattina che oggi nella prima parte del pomeriggio, sempre sul discorso della consapevolezza, no? Della maggior consapevolezza. Se io, autore, che magari ho pure un dottorato di ricerca, un postdoc, due master, non ho nemmeno voglia di leggermi quelle 3 paginette che mi vengono fornite come contratto d'edizione e firmo qualsiasi cosa che mi venga dato in mano, vabbè, allora, come dire, sono anche un po' fatti tuoi, no? Perché capisco il ragazzino che non ha gli strumenti intellettuali, però se parliamo di gente, visto che parliamo di letteratura scientifica, che ha almeno un dottorato di ricerca, credo che anche se uno ha un dottorato di ricerca in chimica o in ingegneria spaziale, magari
gli strumenti intellettuali per leggersi due paginette di contratto di edizione ce li abbia, no? È che invece non succede, perché? Perché c'è un livello di attenzione basso e quindi, ma sì, dai, firmo perché tanto è solo una formalità, no? Invece no, poi magari in questo contratto c'è una cessione esclusiva che dura 20 anni e questa cessione esclusiva poi ti vincola in modo tale che non solo gli effetti non ricadono solo su di te, ma anche sulla biblioteca che deve gestire il progetto, sull'ente di ricerca che deve pubblicare i risultati in open access e via dicendo. Quindi una maggior consapevolezza aiuterebbe anche in questo caso. Se poi spostiamo la questione della firma di un pezzo di carta al mondo virtuale digitale, la consapevolezza si abbassa ancora di più. Perché quando io devo accedere a una piattaforma e devo semplicemente fare due click, come dire, le mie difese immunitarie si abbassano ulteriormente. Perché, ma sì, ma no, cosa vuoi che sia? Clicco, ok, perché tanto sennò non posso andare avanti. Lo fate tutti. No? Perché se vi chiedessi quanti di voi sono su Facebook, si alzano la mano tutti. Quando dico, allora quanti di voi hanno letto i termini d'uso di Facebook, l'abbasso al 95%. E quelli che la lasciano su sono i giuristi, solitamente, i malati di diritto, quelli che fanno il mio lavoro. Ok? Solo che finché si parla di Facebook sono fatti tuoi, nel senso che questioni private, poi puoi gestire i tuoi dati personali come ritieni. Quando si parla di questi temi, tu sei un dipendente pubblico, magari hai anche un ruolo di funzionario, di professore ordinario, quindi hai una responsabilità di un certo dipartimento. Io mi auguro che un minimo di consapevolezza ci sia in queste cose. Invece vi assicuro che da quello che ho visto, per la mia esperienza, non c'è. Appunto, e lo capisco per questa questione psicologica, che quando sei online ti si abbassa ancora la consapevolezza perché è tutto più veloce, più semplice, non hai. Come dire, non hai neanche la pazienza, no, di stare davanti a uno schermo a leggerti dei termini d'uso scritti fitti fitti in linguaggio legalese, allora accetti, 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 finché arrivi alla fine sei bello contento, poi magari non sai cos'hai accettato. Ecco, il punto 5, questa è una cosa su cui ogni tanto davvero mi verrebbe da indagare la psiche umana come funziona, cioè applicare la stessa licenza sulla versione cartacea e quella digitale, eppure vedo spesso case editrici che ti dicono sì, no, ma noi facciamo open access, però solo sul digitale, il cartaceo no. A me viene da dire, ma se io il digitale me lo stampo e faccio quello che avete fatto voi, no? Cioè, prendiamo l'esempio di prima, ipotizziamo che io avessi messo la licenza Creative Commons solo sul file che voi avete preso per stampare e poi su questi qua distribuiti dall'edizione avessi messo copyright all rights reserved. Mi spiegate il senso di questa mossa, visto che l'opera è la stessa? Tant'è che l'Università di Trieste poteva prelevare dal sito il PDF, c'era la licenza e stamparsi i libri identici. Quindi capite il nonsense di mettere una licenza diversa dal cartaceo? Se l'opera è la stessa, la licenza segue l'opera, non tanto il formato dell'opera. Se voi leggete le licenze Creative Commons, dicono chiaramente che non fanno distinzione di formato. Cioè la licenza si applica all'opera, che poi l'opera si manifesti sotto forma di file PDF, di file EPUB o di pezzo di carta o di audiolibro, l'opera che c'è sotto è sempre la stessa. Eppure io vedo gli editori che si auto-ingannano in questo meccanismo per cui dicono, ah no, ma così sono più sicuro. Sul cartaceo non metto la licenza e sul file sì, poi vai a leggere e vedi che il PDF è lo stesso identico, quindi anche a livello di impaginazione grafica è la stessa cosa. Vorrei veramente capire cosa scatta nella mente di queste persone. C'è una domanda? Sì, no, lo so, però appunto liberamente come funziona È questo che ti ho detto, nel senso che la licenza si applica all'opera, non al formato, non fa distinzione. Poi tra l'altro in un mondo cioè in cui tutto è digitale ormai, no? Perché, capisci? Quindi io veramente non la capisco, perché comunque se produci un libro cartaceo, cioè questo è un esempio, no? Cioè, il cartaceo va in libreria, ovviamente non lo trovate alla Feltrinelli qua, cioè dovete ordinarlo, però è comunque distribuito. E non capisco il problema, nel senso che togliendo questa pagina qua, cioè togliendo, strappando questa pagina, cambia qualcosa, no? Perché tanto la gente cercando online troverebbe comunque il PDF con la licenza, che gli dà le stesse autorizzazioni che darebbe qua. È qualche cortocircuito strano per cui la gente probabilmente non capisce bene cosa siano le licenze. La gente, quando dico la gente, intendo gli editori in questo caso, e si autoingannano pensando che facendo così abbiano una tutela in più. Invece in realtà
Basta andare su Google, uno trova lo stesso libro identico, si scarica il PDF e ha tutte le autorizzazioni, tra cui anche quella di farne copie cartacee come quelle che hanno fatto, che hanno portato qua stamattina. E quindi non vedo il senso di fare sta cosa. E l'ho visto a un mio collega di dottorato 5 mesi fa, che mi ha chiesto un parere, mi fa: guardami, ho un contatto con la casa editrice, vogliamo fare la pubblicazione, mi fa vedere e vedo. E mi ha detto: scusa, ma mi avevi detto che volevi fare una cosa open source, open access? Il contratto di edizione era un contratto classico, invece. No, no, mi hanno detto che però la licenza la mettono sul PDF. E io lì mi sono gelato nel sangue e ho detto: vabbè, niente, cosa vuoi fare? Non ce la fanno a capire, però era così. Poi in effetti è uscito il PDF con la licenza Creative Commons e il cartaceo c'ha il copyright, ho tutti i diritti riservati. Vai a capirlo, cosa scatta nella testa, però è così. Va bene, il punto 6 direi che l'abbiamo più volte detto, non insisto troppo, cioè io vedo un po' questa prassi di abusare del termine open access anche per cose che sono semplicemente free. Anche del logo, se avete presente il logo dell'open access, cos'è? È nella locandina, nel titolo, no, della lezione di oggi. Anzi no, era in questa slide qua. No, il logo dell'open access è il lucchettino arancione aperto, no? Ok, quindi simboleggia l'apertura. E io lo vedo mettere quel loghino lì anche su cose che open access sono veramente per molto molto poco open access, quindi è vero che non è un marchio commerciale vero e proprio, quindi non so se ci sia un ente che possa difenderlo giudizialmente, però è una questione di, come dire, onestà intellettuale. Mi sembra un po' eccessivo utilizzarlo per qualsiasi cosa che sia free. Allora svegliamo un po' il senso dell'open access. Non è un caso che io utilizzi open access con la O e la A maiuscola, perché secondo me, come dire, è un movimento che si è caratterizzato sufficientemente, c'è una definizione molto chiara, quindi quando io dico open access con la O e la A maiuscola vuol dire che sto dicendo quella roba lì, quella cosa lì specifica, e non l'essere aperti in senso più generico. Quindi secondo me, già rispettando queste sei indicazioni, che non è poca roba, perché adesso io ve li ho riassunti nel libro, sono spiegati un po' più nel dettaglio, però già rispettando questi sei, secondo me faremo un bel passo in avanti. Vedremo.